Buonasera signori, buonasera, buonasera, scusate le sconvoltiadi che ci stanno colpendo. Ho fatto questi cazzo di aggiornamenti di OBS, non sembra saltato niente di perdibile, me lo potrete confermare voi in live. Vediamo un po' cosa... Oh, bella storia gli NPC. Con lo sbarrio di anelli siete in live. No, che vuoi morire? Image su, non fare così. Cosa faccio? Sta con noi. Balzella da un canale all'altro. Allora, se non mi ricordo male, io dovrei anche aver messo un cazzo di canale. Un cazzo di alert nuovo. Vediamo un po'. Se non mi ricordo male. If I didn't remember well. Damn. Sì. Lo svarione di anelli non l'avevi mai visto, ma no. Vediamo un po' se funziona. Stai zitto! Stai zitto! Bellissimo. Bellissimo. Grande Frank Gramuglia. Salutiamo Frank Gramuglia che non ci cagherà neanche di striscio. Allora, riempiamo la borraccia, ma... Vabbè. Mi stai dando del vecchio di merda, Image. Allora. Che bello. Quindi usa. Prendiamo il coltello. Prendiamo il lazzo. Prendiamo l'arco. Abbiamo soldi dietro? 20 centesimi. Perché andrà a comprare sta cazzo di pelle? Cosa possiamo comprare all'emporio di nuovo? Panno per armi, $2. Toccherà prendere sto panno per armi, insomma. Pigliamo $2, va? Dammi sto panno, va. E sto panno per armi. Scritto potuto comprare
Ma no, no, se lo facessi non sarei vivo il giorno dopo per raccontarlo. Mi sto giocando la storia di Mortale Kombat. Il Mortale Kombat. Diciamo. Ti dedichiamo un Gabon. Di che Mortal Kombat stiamo parlando? Di che Mortal Kombat stiamo parlando? Devo aggiungere Zitto su quella lista. Beh, caro Image, cosa hai fatto questo weekend? De bello. Alve. Mi sento che un Kremsis si approccerà. Un'impressione. Vieni qua, caprotto. Forza. Ovviamente col cazzo che... Troviamo un wapiti. Ehi, Image se ne andò. No, non ci lasciar. La notte mai più scenderà. Resta con noi. Per le vie del mondo, Image. Vieni qua. Voilà.
Mezzanotte. Salve. Forza, cavalchiamo verso la ricchezza. Ora devo capire se questa storia del panno delle armi mi convenga comprare quel fucile oppure no. Salve. Sì, ma adesso vengono anche per strada? Cioè così proprio? Porca puttana. Interessante questa, questo update con gli NPC, molto interessante. Cioè, produce delle dinamiche fighe, cioè puoi andare a sbattere anche contro gli altri carri. Mica male, carino. So good. Scusate un secondo. Allora, andiamo a vedere se possiamo rivendere un pochino di questa carnazza. Dopodiché ci dirigeremo verso Blackwater. Perché mi sento così stasera. Tiriamo su qua. Mi sente? Sì. Se l'armeria aperta. L'armeria aperta? Cioè no, può venire, cioè lei lavora all'armeria? No, non sono io l'armiere. No, va bene, va bene. Buona giornata. Grazie altrettanto.
voce che io avrei già sentito, a dire il vero. Però vabbè. Non mi ricordo di chi è. Buono. Sente? Eh? Salve, mi sente? Salve, mi dica. Sì, volevo chiederle, lei è un cacciatore? Sì. Volevo chiedere, sapeva per caso cosa potessi fare con questi? Che cosa? Cosa sono? Scoiattolo rosso. Ma guarda, non ne ho la minima idea, occhio croce. Ah, non so se c'è qualcuno interessato a comprarli. Ma guarda, sinceramente non lo so. Glielo ridò perché veramente non so veramente chi è che potrebbe prenderli i scoiattoli. D'accordo, va bene, grazie comunque. È stato buona un caccia, piacere, allora. Altrettanto. Oh, scusi. Ok, succede. Soliti errori. Capita, non c'è problema. Mezzanotte, vieni qua. Ci vediamo. Buona caccia. Altrettanto. Ma che figata.
Oh. Salve, salve. Salve. Salve.
Permesso. Per me. Salve. Buonasera. Pensa sto qua. Oh. No, ti sei rimesso quell'affare in testa. Quale affare in testa? È una cosa da piccoli, non dire segreti. Buonasera, cara. Buonasera. Tutto bene? Sì, sì, a parte che qui c'è l'uomo lupo. Si parlava di te prima, Buck. Spero male. No. Molto male, di quella volta che hai preso il raffreddore. Piccolo idiota. Ma adesso noi abbiamo da bere e Buck no. Ah, non è un problema. Siamo aumentati di numero. No, vabbè, ma se disturbo me ne vado, Assolutamente no. Vieni, Buck, anzi, vieni. Benvenuto. Salve. Signora, è in mezzo. È in mezzo, niente. Vabbè, intanto facciamoci questo cicchettino, ci rincuora tutti. Sì. E ci riscalda. Il signor Buck non ce l'ha. Vabbè. Accidenti. Non c'è problema. Bevete alla mia salute. Io sono vecchio, mi fa male l'alcol. Ma che diavolo dici? Guardi, fortunatamente ce l'ho sempre una scorticella. Non sarà granché, ma da bere. Io bevo tutto, non c'è problema. Il numeretto magico. Sì, subito. Allora, il mio numeretto magico è 94. Ecco lei. Lei è un uomo molto gentile. È un uomo molto gentile. Allora. Si figuri, non si beve in compagnia, che diavoli. È un ladro, una spia. Beh, signori, alla salute. Salute. Alla salute. Salute. Bomba sta roba, Wow. Eh sì, la fanno forte la birra qui. Ci picchia. Questo, Buck, non schiantarti su questo coso che hai in testa è ancora più brutto dopo questa bevuta. Perché il tuo cappellaccio che non togli da 2 anni o 3 anni o 10 anni quant'è, è bello. Certo che è bello, lo porto io. E infatti, migliora perché sei brutto solo. Lo schiaffoni la difendo io. Grazie. No, non c'è problema. Fra fratelli, sa, siamo soliti fare queste cose. Io e questo pulcioso qua. Dove che l'ultima volta sono partiti gli schiaffoni. Sì, ma... oggi pomeriggio. Vabbè, ma è una lite fra fratelli in caso, Si sieda ci subito. Ci sta, sai l'ultima volta Darrell ha fatto lo stronzo. Che ha fatto... tra l'altro io Darrell non lo vedo da una vita. Ha fatto pure lo stronzo. Sembra ha fatto che lavora qua in distilleria. Lavora in distilleria? Sì. Oh, signore. Ed è la cosa che ti sorprende di più dopo quello che ti ho detto. Sì, che non l'abbia ancora fatta saltare in aria. Eppure bravo, pare. Probabilmente questo cognac l'ha preparato lui. Deve avermi fregato un po' di riserva quando era nella culla. Infatti io mi vado a porre le terga sul divanetto. Grazie ancora della bevuta, era buona. Signor Jack, comunque ci informi su che cosa è successo? Ha detto che sono volati gli schiaffi? Comunque io mi presento, lei è il signor Jack, mi ha detto. Io sono Buck. Molto piacere. Il fratello di questo coso col coso in testa. Ah, siete fratelli? Sì, io sono il maggiore, lui è... venuto sono il minore. Venuto dopo. Purtroppo. La famiglia affiatata. Sì, e Darrell è l'altro fratello. Il mezzano viene sempre ignorato. L'alcolizzatore. D'accordo. Però se fa l'alcol è il migliore dei tre.
Ma questo è tutto da vedere. Il migliore dei tre è quello che ne beve di più. Il migliore dei tre sono io. Oh, sì? Quello che parto dagli schiaffoni. Alla prossima caccia potrei dimostrarmelo. Il migliore dei tre sono io, perché tu sei ancora vivo, zuccone con la volpe in testa. O lupo, che cazzo è sta a fare? Questa qui è una volpe delle nevi, Buck. Oh, signore. La volpe delle nevi. Ma io scusatelo, a volte è anche più scorbutico comunque. Ma io sono scorbutico con te, mica con loro. In generale sei scorbutico di base. Boh, dipende. Comunque, Jack, ci informi che sono curioso. E che ha fatto quell'imbecille di Darrell? No, Darrell non ha fatto niente. Ma ah, no. Diceva che sono peccato. Successe cose. Sono successe cose oggi a Strawberry, Buck. Ah, io vengo da Valentine, per cui... Ma non hai deciso di venire anche qui, Buck? Io non... Io venire in un posto diverso? Ah, tra l'altro, mi racconti, lo sceriffo come sta? Spero male. Ma lo sceriffo come sta? Spero male. Quello di Valentine, pare che qui lo odino tutti. Già. La cosa si fa interessante, comunque. L'ha visto quest'oggi? Signor Buck? Io? No. A Valentine oggi era abbastanza fiacca la situazione. Perché mi è sembrato di vederlo a Sadari in condizioni, diciamo, particolari. Infatti volevo sapere se era lui, perché non ero sicuro. In condizioni particolari cosa vuol dire? Ubriaco? No, diciamo un'amnesia, ma non sono sicuro che fosse lui. Un'amnesia? Guardi, l'ultima volta che sono stato a Saint Denis ho quasi rischiato la pelle. E poi mi sono ritrovato che quelli che me la volevano fare stavano poco tempo fa alla stalla. Ah, ma... sì. Me l'aveva già detto. Pare che siano andati via con te, mi sbaglio? Alcuni sì, alcuni forse sono rimasti, tipo il signor Miro. Non ho capito quello che è successo e onestamente non me ne frega neanche niente. Ma no, infatti. Sono questa seconda affermazione è più il bug che conosco. So solo che adesso pagano meglio le pelli, per cui sono abbastanza più felice. Ho visto nuovi prezzi. Mi hanno comunicato che una pelle di orso, se in condizioni ottime, ora viene $9. Sì, ah, ottimo. Il problema è comprarsi il fucile. Quello è un problema, Buck, in effetti. Ma quello è un grosso problema. Oggi la pelle di orso? Eh? L'ha venduta oggi la pelle d'orso? No, non ho un cazzo di fucile, al massimo se lo incontro e lui affora e me. Si sono ribassati. Eh sì, però quelli delle capre di montagna sono molto alti. Ah sì? Sì, sì, accidenti. Ne ho prese due, perfette, siamo sui $10, una roba folle fino all'altro giorno. Per Bacco? Le capre di montagna a $5 l'una. Per Bacco, anzi, per Bacco. Oddio. Buck, ti prego, vatti a infilare in un barile, ok? Ascolta, riapri ancora quella bocca schifosa e ti insalamo e ti butto dalla cascata. Non fare tanto il simpatico con me. Ti pulivo il moccio quando eri un cazzo e un barattolo, te lo ricordo. Scusi, signora. D'accordo, ma non è che migliori le tue battute. Se riusciamo. Comunque, che cosa è successo qua di interessante? Mettetemi al corrente che... Diciamo che sono un po' curioso, vai. Praticamente c'è arrivata una richiesta da parte degli sceriffi di Blackwater, che ci sono state tre persone che sono state rapite da una banda. Così siamo accorsi noi di Strawberry e insieme agli sceriffi siamo andati a cercare di salvarli, questi poveracci. Spero che quindi... sia andato a buon fine il tentativo. Sì, fortunatamente ce la si è cavata bene. È stato qualche ferito. Ma c'entravano per caso... quei due loschi che si erano presentati qui, quello coi capelli bianchi lunghi, biondi lunghi, il cappello bianco, vestito bene? Sinceramente non saprei. Ce n'erano due tempo fa a Valentine che volevano provare a fare la festa e bazzicavano sulle zone verso le Emerald. Avevano due schifosi ronzini, due relitti di cavalli. E sequestravano... Ma non mi ricordo veramente, signora. Però sequestravano, provavano a sequestrare la gente, armati, penso, non so, di sassi e pietre, perché erano proprio miseri.
Io non l'ho mai incontrati. E fortuna per loro che non mi hanno mai incontrato me. Infatti, mi sa che questa sera, tra l'altro, ho fatto pure un figurone. Ah, bene. Sì, quando sono tornato al Salur mi ha fatto i complimenti. Ha detto che ho fatto sfigurare gli sceriffi. Ma quindi sono state liberate le persone? Sì, sì, li abbiamo portati tutti via. Bene, bene. Sono contento che la situazione si sia risolta come si doveva risolvere. Sì, però anche che credo che Ceriffi debbano rifare il corsetto d'accademia. Sì. Ma siete stati ricompensati per il lavoro? Ah, no, sinceramente no. Solo Gloria? Gloria, sì. Ah, vabbè, basta. Allora potevate lasciarli insalamati. Purtroppo non si mangia con la Gloria. Parole sante. Alzano mi ha offerto da bere, ma contento. Va bene. Lei si accontenta di aver offerto da bere per rischiare la vita. Ma lei è un martire. Oh, un martire. Un whisky, un po' cognac che non si fa. Abbiamo punti di vista un po' diversi. sa com'è, c'è stato un tale caos che va contento. Oh, vabbè. Il caos si può mettere a posto con due pugni e... non so. Una zoccolata di cavallo. Volavano proiettili, sono sfaticato a mantenere le persone compatte. Ho capito. Un po' allergico al piombo anche lei, eh? No, di piombo me ne vola tanto, ma il fatto è che se gli altri perdono la lucidità, poi è più facile il piombo mi voli addosso a me. Capisco. In poche parole è un Marshall migliore di Marshall. Così e non lo detto. Ah, vabbè, però se non altro ho passato gran parte del mio tempo nell'esercito. Scusate, non capisco una cosa, però. Senta, signora, ascolti a me. Ma quando ha finito di leggere Guerra e Pace, che sta occupando un intero tavolino, ma perché non potrebbe, per favore, andare da un'altra parte? Grazie. Scusate, perché... ma è possibile, no? Non disturbi la signora. Non l'ho disturbata, però sta lì, ho capito. Sta occupando un tavolo che è sei volte lei. Poverina. Poverina, ho capito, però... via, su. Noi stiamo qua. È poverina semplicemente perché ti sei rivolta a lei manco fosse un orso. Ma io sono un orso. No, manco fosse lei un orso, che lo devi tirare fuori dalla puttana. Se era un orso a quest'ora, il servizio sarebbe stato del tutto diverso. Quello è un orso. È un fucile. Ma stiamo sempre parlando di oggetti in senso, insomma, un po' di galanteria. Io sono delicato, infatti sono stato molto delicato, l'ho chiamata signora, non l'ho chiamata Teddy l'orso. Salve, dottore. Ma come procede? Sto bene. Sì, è stato morsicato. Accidenti. Anche un'altra puzzola mi ha morsicato. Ma con la puzzola no, lo sa che rischia forte. No, mi ha morsicato lo stivale. Ma è bastarda quella. Sono d'accordo. L'importante che non l'abbia spruzzata. No, lei è il signor? Eric, mi chiamo. Piacere, Eric. Io sono Bacco. Piacere. Salve. Praticamente stavo consegnando un'altra carcassa. Arriva una puzzola bastarda che mi attacca. Mi ha mozzicato. Capitano. Animali selvatici. Ma per caso è successo qualcosa con questi animali che attaccano gli uomini così distinta? Forse sono animali, sono meglio loro. Sì, ma attaccano, devono avere tipo qualche malattia rabbiosa che attaccano. Guardi, capito? Conosco un vaccino eccezionale per queste malattie. Sa come si chiama? Cosa? Piombo e molto. Piombo, avessi una pistola. Guardi, la caccia adesso rende meglio. Se ne può procurare una in tempi molto brevi, secondo me. Ma il problema è devo comprarle. Cacci un pochino di più. Così almeno dopo, quando la puzzola arriva, lei gli fa la festa. Sì, sì, ma il problema è dove comprarle. Non trovo mai la persona nel cui quello è un po' un problema, è vero. Ha ragione. Su questo le do ragione.
il sergente Valentine sono stato lì tutto il giorno, ma non è arrivato nessuno. Scusate, è un buchetto allo stomaco. A chi? Bach, vuoi uno stufato? A Giulio. No, tranquillo. Giulio. Giulio. E dove l'ho trovato? Red, Francesco e i militari erano con voi? Purtroppo erano stati catturati loro. Ah. E catturati? Tutti morti? Caputte? Sì. Adios. Come morti? Mi ha voluto parlare. Diciamo, gli ho fatto un discorso, l'ho rincuorato. Tra un altro si è comportato bene. Ma Red è morto? No, sta bene. Ah, ok. Oddio, Red sta bene. Penso io, non lo riconosco bene. Tipo simpatico, no, Red. Non è morto te lo conosco anch'io, molto. Bene, bene. Dane pace all'anima sua, se fosse morto. Ma non lo è. Giusto. No, e lo dico sempre perché non si sa mai, capisce? Ah, beh, sì. Oggi è qua, domani magari non è più qua, quindi... Ecco. Lei è molto fatalista, comunque. No, è che a mio padre... cioè, quel bastardo... E a mia madre è caduto un albero sulla casa, quindi caputta, il giorno prima c'era, il giorno dopo non c'era. Ma la sfiga. Vabbè, un albero in testa. Dice che fa male. No, secondo me manti proprio sul colpo. Speriamo. E stavano facendo l'amore. Ah, pure. Mamma mia, un'unione mistica, ma proprio parecchio. Mistica. Mistica. Per fortuna ero nato prima di quell'unione. Beh, almeno se ne sono andati facendo quello che gli piace fare. Beh, sì. Che poeta. È stato inaugurato in maniera mistica. Perché hanno dovuto alzare la quercia, capisce? Sì. Mistica anche un po' mistica. Quindi il fatalismo non è troppo bene. Sì, anche un po', sì. Beh, intelligente lei comunque, sveglia. Io? Svegliissima. Molto sveglia. Senta, dottore, non vorrei disturbarla troppo, ma il mio cavallo sembra che le sia venuto qualcosa un pipo al culo, capisce? Che gli è venuto a cavallo? Un pipo al culo, si addormenta. Ah, ok. Deve andare in stalla. Devo andare in stalla. Sì, sono dottore. Ma che è il monaco che batte la non porta lo sa, che chiude c'è qualcosa rivitalizzante. Uno stimolante, forse, sì. Ecco. Lo stimolante. Non lo so, le faccio vedere il cavallo. Chiaro. Sì, eventualmente se lo vuole. Ecco, quello è un sergente. Condottiero. Quello è Red. Sì, è Red. E salve! Chi c'è, Red? Salve, Red. Salve, Red. Red, salve. Ma ho saputo che siete stati rapiti, mi ha detto il signor Jack. Come? Il signor Jack mi ha detto che siete stati rapiti. Broski! Una giornataccia. L'importante è che sia bene ora, signor Red. Ragazzi, com'è andato sto weekend? Abbiamo visto un gruppo abbastanza folto di... Il signor Francesco? Sì. Malviventi che avevano... catturato all'aso due persone tra cui... e poi devo dire che siamo andati a vedere cosa stesse succedendo, ci hanno anche a noi. Salve, buongiorno. Salve. Buongiorno. Accidenti. Sì, ma si è comportato bene, è riuscito a mantenere il cavallo controllo. Con qualcuno. Sì. Purtroppo mi sono sentito inutile, però tutto a posto. C'è suo fratello Darrell? Momento non è in contea. No, ma infatti le sue parole era la paga. Mi molto meglio. Capisco. La può dare a me. Sergente, paga lui? Non è affidabile. Allora era uno, vediamo di carirci, era uno scherzo, perché questo scemo di mio fratello gli ha detto non lo dia Buck, no? Perché io sono il fratello più anziano e questo coso con quel coso in testa ha voluto fare il simpatico, no? Era una battuta. Sicuro? Non dia neanche un dollaro a questo coso. Gliele do io. Bravo. Ti tengo per lui. Assolutamente. Allora, così impari. Sì. Gne.
il totale. Io l'avrei subito speso in whisky. Più ma le. Ma non avevo dubbi. Cioè, sottratte le spese. Dare, quindi. E poi il risultato è la percentuale di 10. Allora, io sono reduce da 1200 km in motocicletta, fra raduni, feste e tutto quanto, quindi, se mi vedete un po' sconvolto, il motivo è quello. È vero, troppo corto. Non lo so. È vero. Quindi nel frattempo, se scrivete punto esclamativo... Aspetta, no, dovrei scriverlo io. Vediamo un po' se funziona. Guardate, bello. Se ha azzerato, non deve pagare tasse. Stai zitto! No, siamo sorpresi. Va meglio. Vabbè, tra l'altro, dottoressa, mi sa che ho preso un kit. Te si è fatto benissimo, sono lì apposta. Va bene, vado a pagarle, sennò poi mi spolpa lo sceriffo e non vorrei. Buon pagamento. Grazie. Devo fare due conti, allora. Vabbè, comunque, allora, ritorno fra un pochino, perché, insomma, è bello stare a parlare con voi, ma purtroppo urge pecunia. Ah, tra l'altro, Buck, sì. Se conoscete Inai, il nativo che gira qui? No. Mi ha accompagnato con una visita. Hola. Carlos! Nelle zone di Nevada. Sì, certo, vieni, vieni. Che dicevate che voi quello cacciate che lì? Grazie. Grazie. Prego. No, io non ho idea, non conosco molto bene la zona, però mi adatto. Il mio fiuto. Cacciate lì, no? Capito. Più o meno. Siamo stati a visitarlo. Il signor Carlos. Ci sono dei specie di accampamenti abbandonati, dei villaggetti abbandonati. Ah, interessante. 37. No, immaginavo che andassi lì a cacciare voi. Ma io salivo qua sopra, poi seguo il mio proverbiale fiuto per gli animali, la cui pelliccia rende molto... Certo, ma mi dicevate che andate comunque dove c'è la neve, no? Ma dunque, quello sì, ci vado io di solito perché, sa, era un periodo che a Valentine c'era un sacco di... poco di buono, mettiamola così. Per cui, dato che volevo cacciare senza avere tanti problemi... Niente di buono. Volete darmi un po' di carne? Quanto ne avete? Infatti, allora facevo bene ad andare a Spider Gorge. Riceverete uno stufato gratis, se volete. Beh, ma poi anche qui mi sembra comodo a traversare, no? È abbastanza vicino. Ma sì, non è male. Grazie. Ci può stare. Come sta? Siete più vicino. Signor, come sta? Oh, salve Carlos. Salve. Salve, salve. Signorina Abigail, sì? Il cavallo lo sta addestrando Miro, perché io ho un problema con la stalla, non me lo fa addestrare. Ok, certo, nessun problema, ma comunque, come dicevo, non c'è fretta. Sì, ma tanto ci vuole un paio di ore, poi comunque quando li ha ce lo dice. Calma, sì. E noi ve lo vediamo. Comunque perché al momento non ne ho bisogno di cavallo, ce l'ho già, quindi era più un vezzo nel caso. Va bene, vi vedo indaffarati, ci vediamo dopo. Buona caccia allora. Grazie. Cosa? Dottore. Mister. Sì? Lei sa qual è un rimedio per il tipo al culo che c'ha questo cavallo? Non ne ho la minima idea, mi dispiace. Sì. Aspetti, ma lei ha un problema con il cavallo? Sono lo stagliere. Sì, aia! Signor Bach, però non ha ancora imparato che dietro i cavalli non si sta. Veramente non ero dietro il cavallo, però va bene lo stesso. Aspetti, spostatevi, signor, devo vedere una cosa. Ok. Ok. Il suo cavallo ha brutto. Mi sa che lei è stato. Come glielo dico? Mi sa che non è addormentato, è proprio. No, no, non è morto, l'ho appena comprato oggi, scusi. Però non. Ho provato a mettere. Sono lo ricordo. Come glielo spiego? Scusate. Stia tranquillo. No, perché belle le chiacchiere, però non fan farina. Ah.
Allora ragazzi, adesso che finalmente posso parlare un po', come la va? Chiara, come va? Come la va, Broski? Come la va? Più urge trovare un po' Ciccina. Dice sempre troppo corto. Ma che cazzo è combinato sto weekend? Detto proprio papele, papele. La piscinetta. Ma che intorno non ci ho mai cacciato, devo dire la verità. Andiamo nel namazzacci, eh. Per riparare, ma due giorni sono pochi. Su questo posso essere d'accordo. Io ne ho fatti 2,5 perché sono partito il venerdì pomeriggio. Ho fatto 1200 km in moto. È stato veramente un bel weekend, mi sono divertito parecchio. Ho tornato stasera abbastanza stanco. Insomma, non sono pochi. Alv. Tocca che ti abbandono e mi metto a dormire, altrimenti la sveglia domani alle 6 la butto giù dalla finestra. Hai ragione, ragazzi. Perfettamente ragione. Vai, vai. E grazie di essere passata. Gentilissima, come sempre. Alla prochaine, Karen. Che cazzo è quella spina? Sembra una serpa. Lungo fiume non troviamo un cazzo? No, perché la cosa mi stupirebbe alquanto. Niente di niente.
Oh raga, c'è sta un tubarzo. Ma niente, oh, una roba mai vista. Che è passato il capitano Fendosque? Cioè non c'è niente. Dove cazzo sono finito? Cioè sono vicino a Blackwater. Pensato.
Salve, visto che sono povero, mi fai partire 118. No, porca. Shadowino, come stai? No. Guarda bello, ti faccio farti questo, quello nuovo. Stai zitto! Stai zitto! To. No, no. C'è non di giusto! C'è non di giusto! Occhio con le madonne! Però perché sennò mi tritano il canale, Shadow. Lo so. Però dopo se mi chiudono il canale c'è manco dove andate a sfogare quando ti incazzi, no? Preso. Come sta il coso? Il... motorino? Marchino, siete ancora là? Pezzo che l'ha andata. Non deve essere una cosa, com'è che dicono? Basilare. Sì, ecco, è bello appunto. Duro! Quindi deduco che se tu sei qua a riscattare bello duro, qualcuno non è giunto, giusto? Sono con i lei al salone. Ah, ok. Ma lo script del cavallo no, eh? Non è stato ancora rimediato, giusto? Quindi ho appena fatto una cazzata. Raga, sono venuto un attimino a cacciare manzanita perché se no. Se no finiti i quadrini. Prima di Final 7, dopo aver giocato Amnesia, mi sono scordato di cambiare il testo. Oh, ogni porta, devo solo parlare col nulla. vabbè, ma è un periodaccio questo. Le serie streamano tutti, è settembre. Capita, Shadow. Sta incazzato. Come dicono gli inglesi, shit happens, la merda capita. Faccio così perché boh, non si sa. Ah beh, sono cose che capitano. Sai quante volte è capitato a me? Che lasciavo just chatting. Ma capitano a tutti, capitano anche ai streamer più grossi. Non ti preoccupa. Bah, bravo, battete nei Belin.
battite nel Belin. Altro canale YouTube, quello che tengo più senza più un po' fare video, e quindi andiamo a sbattere i belin su Squogio. Ma io considero che YouTube lo uso solo per riversare le streamate, quindi dicto questo. Faccio la lore di Cyberpunk, che io mi seguono due gatti ma sono fedeli. Vabbè. Ma poi va periodi, ragazzi, che dopo bisogna anche promuoverle bene le live su Twitch per caso. Beh, bello, faccio per caso. Su Twitch per caso. Allora, torniamo a Stroberry. Darci. Salve. Ripeto, ormai non ne ho testa. Se divento grande lo diventavo. Ma ora basta che mi prendi i miei dischi e forse un lavoro stabile, spero. Mica male. Desideri semplici. Ma buono. Concordo. Sono validi. Te l'appoggio. Sbatta questo.
Uno è andato male di desiderio, forse aveva il gamma, forse avere il gamma 500 e poi fattibile. Targato Genova, ovviamente. Male. Mi sembrano ottimi. Li appoggio. Te li appoggio con un... Allora, adesso diciamo la sorte bastarda. Thanks, sorte. Grazie mille, figlio di puttana testa di cazzo, con tutto il rompi palle. John Barton Legger. È andata male, ma poi è andata male perché secondo me dovresti essere veramente bravo, ma è l'impressione mia, poi magari sbaglio. Capirei, io parrucchiere, fatto abbastanza male. Ma che cazzo, ma no, fermete, fermo. Questo mi dispiace, te lo dico proprio onestamente, mi dispiace. Veramente, de cuore. E se vede che sei un po' distrutto, Ubi, ragazzi, fate 1400 km in moto in 2 giorni e mezzo. Vedrai. Però comunque, visto che ruolate, broschi. Compra. Vediamo un po' di... carote. Sì. Vedi che mangio cose per la mia salute mentale. Ma fai bene. Allora, do cazzo sta qui il saloon? Sarebbe questo? Alve. Salve. Buonasera. Non c'è più nessuno. Ma qui dov'è che sta il saloon? Eccoci arrivati. Grazie. Andiamo a bere la famosa acqua Berthier, la più gasata del mondo. Ma qui dove sta il saloon? Sono incoglionito io. È questo il saloon, no? L'hotel. Salve. 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 Chi è che è stato sparato? Chi è che è stato sparato? Scusami. Oh. Te lo era Valentine. Dimmi. Vabbè. Un secondo, sceriffo, arrivo. Oddio. Eccomi. Sì, mi dica. Sì, la conosco. Ma c'è, assolutamente. C'è tanta gente comunque. Alve. Forse. Back? Sì? Chi mi chiama? Io. Ah, non l'avevo vista. Scusi. Sì, sono minuscola, lo so, scusa. No, no, sono io che sono vecchio. Non vedo niente. Salve! Cacciato? Come va, signor... Buck. Lui e Inai, vi conoscete? No. Che cosa sta succedendo? Picchianzi.
Ah, vabbè, ok. No, è un tic perché mi ha preso per salire a cavallo e io devo rispondere al fuoco. No, è solamente... Siamo amici, siamo amici. No, noi è una cosa a tre, ecco. No! No, non... Ah, non credo, vedo che vi state divertendo, Guarda, se me l'avesse detto prima avrei accettato, però... Ma cosa hai capito? È una cosa... Aspetta, allora, non ho sentito niente perché stavano parlando delle cose a tre. Okay. Vabbè. Anche lei volevo provare a salire. Andiamo. Bene. Potresti sfidare qualcuno, prendere due soldi? No, assolutamente non fa per me. Ho sentito sfidare qualcuno, vuole fa botte? No. Lei ha proprio l'animo del risaiolo, Mi è venuto stando in questa contea. In verità, a Jacksonville non sono mai stato un attaccabrighe. È l'area di montagna, sono convinto. Sì. No, è perché una volta mi ha sfidato la signorina Mary, no? Ho scoperto di essere veramente tanto bravo, inspiegabilmente. Forse mio padre aveva, non lo so, bisnonni, pugili, non lo so. E lei ha scoperto che è forte facendo a botte con una donna. Non so se ha mai combattuto contro la signorina Mary. No, onestamente no. Cos'è? Un gigante? No. Un golem, sì. Ah, un golem. È forte. Ah, ci picchia. No, non ci tengo. Sì. Mi mantengo con le orse a fare a botte. Ma poi mi aveva sfidato lei, quindi cioè, nel senso non... Ah, beh, ok, cioè, so. Voleva lei uno sfidante. Uh-huh. È arrivato. È il disboscatore. Signori, Dio. Dovevo affogarlo nella culla quando era ragazzina. Lei, signore, aveva sempre la pelliccia del lupo, sì. Da piccolo? Sì, sempre cretino è stato. Sì, io sono il signor Buck, ovvero il fratello di quel coso lì che è appena passato. Sono il più vecchio dei tre. L'altro mi giunge notizia che sta distillando alcolici. Li ho cresciuti proprio bene questi disgraziati. Mamma mia. E io ho cercato di fare il meglio che potevo. Sono contento di conoscerlo. Piacere è tutto mio. Io sono il signor Inai. Piacere, Inai. Buck, al suo servizio se possibile. Sono molto più giovane di quanto crede. No, qui il vecchiaccio sono io. Però io sa, lei credo che sia di origine nativa, sbaglio? Sì. E io per storia mia ho sempre avuto un buon rapporto con i nativi. Sì, ma io sono, diciamo, un nativo diverso. Ah, capisco. Ho studiato per 3 anni fuori dalla mia tribù. Capisco. Beh, sarà... magari un giorno le chiederò una battuta di caccia insieme. Ah, come no, non c'è problema. Di parlarne? È arrivato, a posto. E questo signore con il lupo in testa? Sarà il fratello di questo qui. È un povero pazzo che è scappato da un manicomio. Herman. Ah. Il signor Herman. Esattamente. Sei bello con quella giacca e questo pelo in testa. Sembri un avvocato schizzato. Avvocato? No, commerciante. Solo commerciante. Ok. L'avvocato schizzato. E questo è bello, me la segno. Solo commerciante, però. Comunque. Cacciato bene, Buck. Ciao, Reco. Ma sì, qualcosa si trova. Bisogna girare un po' qua, non è così facile. Per me è stato facilissimo. 2 wapiti, 2 tacchini e 3 cervi. Per me è stato facilissimo. Lo sai che io sono sempre stato più fortunato di te? Sì, la mia sfortuna è che ho dovuto badare a te, eccola la mia sfortuna. E a Darrell? No, Darrell era autocrescente, faceva da solo. Sì. Sì, nostra madre non era contenta di aver sfornato un essere come me. Poi ha tirato fuori questo qua e quell'altro. Però... Prima quell'altro e poi questo qua. Sì, questo è l'ultimo arrivato. È proprio... Aspetta l'ordine, ecco, almeno. Quindi lei è un cacciatore, il signore è un distilliere? Il distilliere è l'altro. Siamo tutti e due cacciatori, però io sono un cacciatore, insomma, conosce il suo mestiere. Lui è un cacciatore. Ah, ok. C'è molta differenza. Un giorno faremo una gara. Sì, va bene.
comincio io, ti butto dalla cascata insalamato. Potreste portare un Nike con voi? Ma assolutamente non sì, non è un problema. Ma ci può stare. Dai, lo usiamo come giudice. Lei è corruttibile, Inai? Anai? Sì. Anai, aspetta, ma era la ragazzina Anai? Non ho idea. Ma che stai dicendo? Inai. Non lo conosco allora, ok? E lo sai che mi confondo con i nomi e con le persone, Inai. Quindi... Ho sentito solo confondo di tutto questo. Ah, ok, perfetto. Se le viene più facile mi chiami Callaghan. Come stai, Reco? Non si preoccupi, forse non ruolo un bel po' tu. Ma io che sono so reduce da 1200 km in moto civetta da venerdì pomeriggio. Dai, è lei. Sì, quindi è lei, io non avevo capito che cazzo era, non avevo capito sì, davanti, Inai è lui. Te. Sì. Beh, signor Inai, mi scusi per questo fraintendimento mio. No, stia tranquillo. Beh, magari farò il vostro giudice se un giorno volete fare questa sfida. E io avrò il piacere di corromperla. E io avrò il piacere di batterti comunque. Senti, tu l'unica cosa che puoi battere è un tappeto. Non sapevo che ora ti chiamassi così. Piacere, tappeto. Oddio. Te le freddure così congelate che a Spider Gorge si scioglie la neve. Senti, non puoi parlare dopo quella che hai fatto al saloon, eh? Cosa? Quale cosa? La freddura? Era bellissima, non l'avete capito. No, era orrenda, Buck. Il mio senso dell'umorismo purtroppo viene dal tuo. Senso dell'umorismo. Infatti, non ne abbiamo nessuno dei due. Ah, comunque, qua o si ricomincia a cacciare, o troviamo quell'altro pazzo di Darrell. No, Darrell stasera non c'è. Sempre se non esplode per caso con quella distilleria. Senti, intanto è lui che ci fabbrica da bere e inoltre potrebbe esserci uno sconto fratelli, pensala così. Il fatto che ci fabbrichi da bere lui mi mette molto molto in ansia. Non fatelo arrabbiare allora. No, mi mette molto in ansia perché ho l'impressione che o salta per aria tutto, ci dà da bere della roba e ci toglie la vista, la vita. Buck, lo ripeto, hai bevuto di peggio nella tua vita. Decisamente. Ma prego, signore, prego, faccia pure, Maleducato. Un po' maleducato. Ma scusi, lei ha dato una botta alla signora, no? Allora, venga qua. Andiamo. Lei che è vestito con una tenda. Con una tenda. Hanno chiamato dal circo, hanno detto che gli deve ridare la camicia. Ah, va a cagare, mi immaginavo. Ti caverò tutte le ossa, dal primo all'ultimo. Hai inteso? È finito? Dai, lascialo stare. Bene, l'ho solamente salutato. È palesemente ubriaco. Vabbè, comunque la zona latrine non è per una signora. Andiamo via, via via. Ridi, ridi, camicia tenda, che ti prendo col lazzo. Fuck. Dai, buono, che io adoro minacciare le persone. Non mi togliere le minacce perché sono più vecchio di te e non rompere i coglioni. Ecco. No, ti volevo chiedere se andavi a caccia, coglione. Va bene, sì, vado a caccia. No, se andiamo a caccia. Ah, io con te? Oh, che goduria. Tutti e due su un cavallino unico? No, per carità di Dio. Va bene. Poi se guido io è la fine, se guidi te è la fine comunque, quindi. Io guido benissimo, sei tu che non sai distinguere la destra dalla sinistra. No, il peggio è Darrell dei tre. Darrell sì, era veramente incapace. È ancora incapace, gli è morto il cavallo qualche giorno fa. Ah, interessante. Strano. Facendo un incidente col mio. Non me la sarei mai aspettato da lui. Ma risiede qui? Darrell? Penso che ancora non abbia una casa lui, sai? Okay. E speriamo che non ce l'abbia, pericolosissimo, comunque va. Salve, salve. 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 Io penso che la bella giacca qui, anzi, la signora qui, no. Abigail, mi ha mostrato un paio di case abbastanza economiche. Salve. Oh, salve, lei lo sa lasciare... prima. Sì. Ti posso lasciare la Dolce Luna con lei? Certo, certo. Vuole una torta?
ne ha una torta. Che te racconto? Allora, ho fatto sto bel fine giro sto fine settimana e sono tornato a streamare adesso. Sono visibilmente stanco. Mi sa che vuole il cavallo vuole del whisky. Sì, ma non mi sembra proprio il migliore. O della dinamite, contando dove è andato. Buonasera. Buonasera. Avete per caso dell'ottimo alcol da farmi degustare? Dentro ci dovrebbe essere il signor Davis, credo. Ti è tornato. Oh, grazie, grazie. Sì, sì. Buon proseguimento. Prego. Andiamo a vedere se è una torta, vieni. Sì, forse c'erano. Beh. Quanto traffico che c'è in questa città? Piuttosto animata. Non è male. Abituato a Valentine non c'è mai nessuno. Che ti devo dire? Vieni anche te qui? Ma, valuterò. Anche perché Strawberry mi sembra il luogo più adatto per un cacciatore bravo come te. Dai, un complimento te lo faccio, uno però, non abituarti. Orrido. L'unico problema forse è che non c'è chi compra le parti animali, però il saloon sicuramente è interessato alla carne. Ah beh, ma tanto io di solito rivendo al macellaio, al pellaro, perché non c'è mai nessuno. Qua non lo vendono. Qua al saloon invece c'è sempre qualcuno. C'è anche l'armeria qua per caso? Stanno costruendo. Ah, bene, bene. Però c'è una petizione in corso per far venire proprio l'armeria. Valla a firmare anche te, Buck. Sì, è vero. Signor Julio. Ah, e dove si fa sta cosa? Li trovi di solito alla distilleria. Ok. Allora faccio così, picchio Dar e gli dico di firmare per me. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Praticamente è successo un equivoco. Dice, mi si è rotta la bussola. Ok. Quindi volevo chiedere se qualcuno mi poteva illustrare il passaggio per andare a Valentine. Guardi, deve andare a dritto da quella parte dove sto guardando e poi gira a sinistra al fiume. Non è che guarda nel bosco, perché qua c'è un cavallo solo. Se non avete, cioè, se avete tempo da perdere oppure qualcosa, non mi potete illustrare la strada. La strada, insomma, purtroppo ha altri impegni in questo momento. Ah, va benissimo. Già visto. Prego. Perché ha tanto l'aria di essere una persona che voleva... Vabbè. Lasciamo stare. Io di solito ho difficoltà. La richiesta meno affidabile della storia. Esatto. Perché non vieni con me? Tanto non ti farò niente nel bosco. Sì, è noto. Vieni con me nel bosco. Al limite potresti diventare una sposa della natura. Ma è un pazzo quello. Sì, decisamente. No. Vabbè, anche per come è vestito, a petto nudo con queste temperature, è fuori di testa. Ma una volta non era vietato galoppare all'interno della città? Sì, ma finché non c'è lo sceriffato qui... Ah, ok. Finché non c'è lo sceriffato qua possiamo sparargli. Esatto. Interessante. Interessante. Allora comincia a lucidare la pistola. A livello pratico c'è lo sceriffato di Blackwater che copre anche questa zona, Buck. Ma lo sceriffo di Blackwater mi deve trovare. Abbiamo un gruppo militare, quello di Red, sì, che difende la città. Non puoi metterti contro Red, Buck. No, ma non mi voglio mettere ragazzi contro Red. Salve. Ci sta guardando in modo... Sì, sì. Salve. Oi. È impazzito. Ha perso qualche cosa, una rotella? Sì, qualche venerdì probabilmente. Oddio, sì, sono appena diventato un uomo di legge. Ok. Vabbè. Ok. Sì, comunque c'è una percentuale di pazzi in questo posto notevole. È per questo che è adatto a te. Io sto meditando come potrei renderti inoffensivo. Cascata. Hai provato per 26 anni e non ci sei riuscito. Sì, ti avevo abbandonato sul fiume con la culla, però t'hanno riportato. Non mi volevano neanche loro. Ma anche i lupi te vogliono. Infatti mi avevano menzionato questo episodio. Infatti non è mai successo. O forse sì, non lo so, in realtà non me lo ricordo, quindi. Io direi che non è successo. Cara però, signorina. Non potrei dire con Buck. Dove? A destra. Qui? No, va davanti, a destra, va dai. No. È già cascato Red. Adesso. Red. No,
E mo sparisce nel bosco. No, quello non è Red, penso che sia il suo seguace, Francesco. Forse, sì. Ma non è quello che aveva il problema col culo del cavallo. Penso che sia proprio lui. Ah, okay. Signori, scusate l'interruzione, sembra una cosa veloce. Credo che quei tre siano dei malintesi. Lo pensiamo anche noi. Sì, ma non è possibile mettere i cavalli in mezzo alle palle. Andiamo a prenderlo, va. Parlate forte, mi raccomando. Dove stavano andando? Verso Valentine. Verso Valentine, da qua. Da questa parte. Siamo tutti? Sì. Fontanella, ci segui? Ma che tutto a posto con il cavallo? Sì, ho preso una zoccolata nel muso, ma succede. Okay. Andiamo, andiamo prima che sia troppo tardi. Ma non sono andati di qua? Eccoli, eccoli, sì. Eccoli, eccoli. A destra. Vale, vale, vale. Ma non sono loro? Sì, sì. Sono loro, sono loro. Sì, però non vuole dissimulare, vuole dissimulare, va. Ah, ok. Quindi erano i tre. Sì. Andiamo a vedere, va. Piano piano. Cosa? È la carrozza, diceva che era loro. No, ma la carrozza diceva che era la loro, invece l'hanno lasciata qui. Capisce? Si possono sguainare le armi, sì, eh? Sì, sguaina. Si possono sguainare, dobbiamo sparare, che diavolo. Sì, vabbè, io non conosco la politica del paese, non so... Se fuori dal paese fai se cazzo che farà brutti, che fa? Non gli spara? No, no, me li mangio direttamente. Sono farabelli o farabrutti? E sarà brutti? Capisco. Sono i faraglioni o i farabrutti? A destra o a sinistra? Valentine o Saint Denis, non lo so dove siamo andati. Valentine. Stanno andando Valentine. Mi guidi sulla strada che io già mi sono perso. Ecco, giri. Dove, qui o là? Ah, sta lì davanti. Sì, vada. Nascondiamoci dietro gli alberelli. Dove sono? E là davanti. Gli stanno già facendo la festa? Non lo so se già sta fatti, però ho visto uno al trotto. Qua, sulla strada. Cerchiamoli, no? Uccide ora. Anch'io. Concordo, Reco, concordo. Mi sto divertendo, lo sai? Quanti ne abbiamo presi? Mi sembra due, ne manca uno. Ok, troviamolo. Andiamo, mezzanotte, forza! Seguiamolo. Dove sta?
Niente, non si trova il terzo. L'avete recuperati? Il terzo non lo trovo. Ah, recuperiamo l'altro. E lui? Non penso. Glielo carico. Sì, metta su. Dov'è suo fratello? Eccolo. Dov'è Fontanella? Dov'è cagazzo? Dove diamine è Fontanella? Chi è Fontanella? L'altro uomo che era con noi. Lo chiama Fontanella. E l'altro cagazzo legato l'avete trovato? Giulio. Vieni qua, abbiamo trovato tre frappe. Attenzione. O meglio, due ne abbiamo battuti, ci ho visto lungo. Tipi loschi. Hai onorato il signore. Salga insieme a Giulio, gentilmente. Dobbiamo cercare il signor Fontanella, era con noi. C'era un altro ragazzo che aveva chiesto il passaggio, ma credo... Ah, eccolo. Ok, torniamo a Strawberry. E l'altro ragazzo è fuggito. Tanto li abbiamo beccati due, meglio due che niente. Ti faccia strada, signor Giulio. Li abbiamo catturati, ma ce n'è un altro. Okay, venite con noi. Ho avuto una chiamata. A chi vicino? Sentivo che puzzavano. Potevo essere io quello che puzzava. No. Allora, che ne facciamo di questo coso? Intanto lo portiamo insieme all'altro e poi ci penseranno loro. Io ne voglio lavare le mani, ho già fatto troppo. Idem. Ti tolgo la bandana. Oh, queste cose succedono sempre. L'avevamo visti che erano tipi loschi. Abbastanza. Si sono anche presentati male, a dire la verità, devo dirlo. Già, hanno chiesto prima un passaggio a me e al doc che abbiamo rifiutato intelligentemente. Io stavo quest'altro. Un po' di spazio, gentilmente. Avevamo già fiutato tutto quello che sarebbe successo. Prima ci avevano provato con noi a chiedere di dare un passaggio. E anche a noi. Noi l'abbiamo dato da qui a... da Blackwater a qui, ma eravamo con le armi in mano. In due. Capito. Li avete intimiditi, mettiamola così. Già, hanno smesso subito e ce l'hanno richiesto per arrivare a Valentine. Ah, ma Valentine è all'ordine del giorno, la gente così,
Oh, caspiterina, che allora rimarrò malfamata. Qui. C'erano, un po' di tempo fa, c'erano i... si facevano chiamare, mi pare, la famiglia, su due ronzini schifosi, che venivano a rompere le scatole. Dove vai? Mezzanotte. Allora, scusate. Mandami il cavallo. Va. Senti, mezzanotte, l'ho capito, sei sovreccitato, vai. Levati dalle scatole. Paura di dimenticarmi noi. Io sono Jimmy Fontanella. È un piacere conoscere la Jimmy Fontanella, io sono Herman. Piacere, Buck McFly. Buck McFly. Oh, sì, sì. Molto piacere. Sono... Che lavoro fate voi, insomma? Mi procaccio da vivere vendendo pelli e carne. Meglio noto come cacciatore, via. Io cacciatore finché non trovo qualcosa, beh, qualcos'altro. Siete fratelli, McFly. Sì. Due di tre, ne manca uno. Vorrei tornare nel commercio io, però. Cosa vendi? Guardi, fino a poco fa non ci stavano, non credo. Beh, un tempo principalmente materie prime, grossi scambi fra ditte, cose di questo tipo, ma erano altri tempi in altre contee. Oh, capisco. No, io sono un poeta. Scrivo canzoni, scrivo poesie, storie, racconti. Ma pensa. Sì, sì. Già. Allora, se posso, dobbiamo comunque curare... Oh, comunque sì, è una bella giornata e è successa una splendida cosa. Abbiamo, sì. Abbiamo impedito ai criminali di fare quello che vuole. Ne può scrivere un bel romanzo, una poesia. Assolutamente, una poesia, un romanzo, una storia. Devo scriverla sotto, diciamo, l'uso di alcol, però. Ah, più facile l'ispirazione. Allora ha sbagliato fratello, gliene manca uno. Il distillatore. Dare il lavoro a quella distilleria, quindi... Cioè, scusate, vado a rimediare un secondo qualcosa da mangiare perché sto per svenire dalla fame, scusate. Prego. Oh, vabbè, su questa strada... C'è qua il fornino. Accendere un fuocherello. Vabbè, accendere un fuocherello. O mangio una carota. Allora,
Tutto fatto la cacciatura, quanto costa? Alla Madosca. Quanti soldi diciamo? Pantos, non t'ho fatto l'SO, mi sa? No. Sì, sto prendendo un caffè, mi scuso. Eccomi. Ok, allora un saluto e un abbraccio, a domani. Un saluto. Allora com'è andata? Sono legati dei salami. Ah, non lo so, io sinceramente sono appena arrivato. Ma... ah, non so che hanno fatto, sono rimasto a parlare con il signor Fontanella che mi ha raccontato della prima poesia che ha scritto. Ognuno riesce a capire una cosa, non mi ricordo. Io mi appropinquerò verso il saloon, dato che piove. Sì, no, diluvia, non piove. Già. Senti Herman, una domanda tecnica. Dimmi, Bacca. In questo paese, sì. Una stufa fuori per cucinarsi un po' da mangiare non c'è? No, purtroppo no. Ah, ma hanno riaperto, hanno aggiustato gli stecchi per il fuoco, mettiamola così. Brr, che freddo, ma caccia. Ah, capisco. Vabbè. Bacca. Non mi hai risposto. Ho detto... gli stecchi per il fuoco, mi hai detto? Sì, volevo sapere se funzionavano di nuovo, se riuscivi a trovarne abbastanza giro per riuscire a cucinare un po' di carne sul fuoco. Ma sì, ho il mio fuoco da campo in caso, però un po'... bisogna accenderlo, bisogna scaldarlo, insomma, un po' lunga. Ok, allora, perfetto, ma hai risposto alla mia domanda, grazie, Mark. Comunque, tieni, se hai fame non ti preoccupare. No, mi sono comprato lo stufato, grazie. Ok, c'era un paio di riserva, non si sa mai. Avete bisogno di mangiare? No, è fatto. Io ho comprato prima, signora Abigail. Ah, bene. E che se io non nutro un po' la mia gotta con della carne, non mi sento a mio agio, ecco, tutto qua. Ma che non sto fatto c'è la carne. Di permesso, diciamo, per posizionare qualcosa da cucinare qua a Washington. Speriamo che arrivi in fretta qualcuno, un permesso, diciamo. Sarebbe il caso, sicuramente aiuterebbe molto. Decisamente, pare che l'uomo abbia goduto del fuoco fin dall'età della pietra. Sì, il macellaio dovrebbe permettere di cuocere, ma appunto non ha ancora i permessi. Ma è un macellaio un po' vecchio stile. Sì. Speriamo che mettano anche il venditore di pelli. Già. Sì, ma quello c'è solo a Valentine. Se non mi sbaglio c'era anche da un'altra parte, sa? Ah. Mi sembra. Non sapevo. Aspetti che sto controllando i miei appunti, che non mi ricordo un cazzo di niente. Comunque, signori e signore, io a questo punto, dato che sono estremamente stanco, darei una chiuditina ai miei occhi. Ah, ma certo.
E buon riposo allora. Ci vediamo qua, perché insomma questa cittadina offre degli spunti di curioso interesse. Sì, poi c'è sempre molta gente, siamo tutti abbastanza uniti, diciamo. Esatto. Inoltre poi c'hai anche due tuoi fratelli preferiti. E devo trovare ancora l'altro prima che faccia esplodere la distilleria. Ah, ed è che lo incontrerai prima o poi, lo incontrerai, tanto è qui. Ebbene, è un piacere, come sempre, a presto. A presto. A presto. Ci vediamo. Buon riposo. Altrettanto. Non so, lei, visto che è entrato dall'esercito, ma... comunque sia, ci sembra lo sceriffo, se no lo possiamo mettere in cella. Dai, qui, sulla. Allora. Ah, pardon. Come tornavo a letto? Perché questi denari vanno messi là. Andiamo a depositare. Non è che ricorderò quello della banda bassone. Avanti marsh. No. Ciao Reco. Stasera ci ho finito, eh. Sono rientrato per se poteva fare la ruolata quella lì topica, ma non si è potuta fare.
Grazie mille, figlio di puttana, John, testa di cazzo, fottuto e rompipalle, stronzo di merda. John Spartan, lei viene. Come stai, caro? Com'è andato il weekend? Allora, magari prima di andare via, sai che facciamo? Andiamo a cacciare qualcosa, va? Anche io. 1200 km in motocicletta. Non male, eh? Al venerdì pomeriggio a 5 ore fa. Allora, io ne ho due. Ho uno Sposter 1200 dell'Harley del 2008, che uso adesso un pochino meno, con buoni 90.000 km. E un MGX21 della Guzzi. Alve. Guarda quanto è bella l'MGX21 di Guzzi, altrimenti soprannominata Godzilla. Cacchio è andata. Sì, ha fatto 1200 km senza fare un frizzo. La bella ragazza. Capra, vieni qua. Sì, io sono un motoviaggiatore, decisamente. Ho fatto venerdì Città di Castello, Reggio Emilia, festa. Poi Reggio Emilia... No, me l'ha scammata. Il giorno dopo Reggio Emilia... prima sono andato a trovare un amico mio, al Castello di Avio.
poi dal castello di Avio, vicino a Rovireto, siamo andati a Varese a un'altra festa. Questa mattina ci siamo svegliati 9:30, siamo andati a Porto Tolle, che è praticamente la zona del delta del Po. Un'altra festa di amici. Centro Italia, Umbria. Nord dell'Umbria. Tu Reco. Palimmo, c'è la mia signora adesso in Sicilia in vacanza. A Ciabani. Palermitano sono. Ci vengo a fine mese, approdo a fine mese che vado a una festa di amici miei a Nicolosi. Vicino a via Etna. Buone le stigliole, quanto sono buone le stigliole. Basta che poi non mi dici arancina al maschile in live. No, no, tranquillo. Io non, il fritto col fritto non ho rapporti strettissimi, perché per me la cosa migliore sono le frattaglie. Essendo io umbro, condivido con voi siciliani, soprattutto quei palermitani, l'amore per le frattaglie. E qualunque bestia poi alla fine. Sai, noi in Umbria le frattaglie sono una sorta di religione, no? E la stigliola palermitana, meglio qui nota come digiune, piatto estremamente prelibato. Carne di cavallo, buono. Tutto buono. Non c'è una cosa che non è buona. Arancina è arancina per me, non la posso rinnegare. Ma certo, ma è buonissima, eh. Io ti dico, se dovessi scegliere nella cucina palermitana, assolutamente mercato del pesce, carne di cavallo, stigliole, ma per gusto dell'umbro, no? In fondo, certe, anche gli insaccati, carne di cavallo a Catania, io manco la voglio vedere. Non sono animalista. No, io non mi faccio schifo di niente. Ho viaggiato tanto per il mondo che me ne frego altamente della provenienza della carne. Mangio veramente di tutto. Alve. Yeah.
Devo riprendere. Ovviamente chiusa l'armeria, immagino. Aspetta, zitti. Schifo qui da noi non si usa molto a Palermo. Ah sì sì sì, effettivamente è vero, hai ragione, più catanese. Allora, $10, deposita denaro, mettiamo $10 in banca. Molto bene, abbiamo rimasto 80 centesimi. Chissà come si tira via l'oro, sarei curioso. Allora, io ragazzi stasera sono estremamente stanco, si vede sicuramente, per cui me ne vado alla latrina. Mo c'è questo che mi guarda la latrina. Ah, già andiamo bene. Allora, zitti che OBS stasera dopo l'aggiornamento non mi ha fatto tribolare. Oh. Allora ragazzi, abbiate pazienza, ma stasera sono finito, ero entrato solo per il discorso di conoscenza con, ti dico, poi vengono dalla famiglia del mio nonno, ha avuto uno dei cavalli più veloci della storia dal 3 anni 30, la trotta, pensa tu, un Varen tipo, no? No, ma il cavallo io sono per, come da noi, che si dice, se abbatte la vacca anziana, no? Dopo che ha dato tutto e gli fai la festa, come si suol dire, no? Boom! Facciamo la giga. Reco mio, ti faccio un tanks, un SO, che sei l'ultimo SO. Tinac, mo, completava con Valentina, per giunta anche se quando c'era lui aveva già qualche annetto. Pensa tu, sono curioso. Marchi! Io ci ho provato stasera, però non ce la faccio più, che mi sto a dormire. Grazie mille, figlio di puttana, John, testa di cazzo. Ci ho provato. Più di così non posso fare. John Spartan, lei. Sono veramente, perché sono veramente finito. Dai, dai, ce la faremo, ce la faremo. Ah, Varen, mi intendevo, scusa, non avevo capito. Ecco il rettore. Reco Reco, Marchi Marchi, vi auguro buonanotte e notte notte notte. Ciao.